Dopo aver stabilito la top 16 dei partecipanti alla 100 tiri challenge, inizia ufficialmente la 100 tiri cup. Ma come funziona? I migliori 16 verranno sorteggiati per affrontarsi in una sfida 1 contro 1 con 50 tiri a disposizione a testa. Le regole dei tiri sono le stesse della 100 tiri normale. Passa il turno chi realizza il maggior numero di gol. Iniziamo dagli ottavi di finale. Chi riuscirà a qualificarsi ai quarti di finale? Lo scopriremo match dopo match. Iscrivetevi al canale, commentate secondo voi chi vincerà la 100 tiri cup e preparatevi perché ne rimarrà soltanto uno. Ciao ragazzi, qua ZW, bentornati sul mio canale, bentornati col terzo ottavo di finale della 100 tiri cup. Alla mia sinistra German il tanque Dennis e alla mia destra un altro argentino prestato per il momento, Luca Campolunghi. Ragazzi, benvenuti. Come state? Bene. Possiamo farli vedere subito? Ti vuole far vedere subito una cosa? Ok. Perché già hai visto, si è presentato con la maglia d'Argentina. Io sono andato in finale in Qatar a vedere la finale. A tifare Messi proprio. Guarda cosa ho fatto il giorno dopo la finale. Non ci credo, guarda. Messi con la Coppa del Mondo che arriva nel Monte degli Dei. Grande. Per me, Leo. Quindi sono mezzo argentino anch'io. Grande. Dai, infatti oggi solo per l'occasione maglia dell'Argentina. Tanque comunque è una leggenda. Appunto. E infatti quando ti ha pescato al sorteggio, lui mi ha scritto fa no, non è possibile, non è possibile. Io voglio sapere che cosa hai pensato. Ho detto, io gioco tutto l'anno contro youtuber, influencer. Ma posso mai giocare contro Dennis? Però, allora... Fede, bravo, dai. Si vede, è bello tonico, sì, il ragazzo, sì, qua. Sì, grazie. Ha fatto 35, quindi in teoria sei tu la testa di serie. La pressione la lascio a te. Vabbè, tu sei abituato alla pressione. Sì, dai, basta divertirsi. Certo. Come pensi di fare oggi? Oggi, perché te lo rispiego anche a te, Luca, lo rispiego a tutti quanti. Non saranno 100 tiri a testa, ma saranno 50 tiri a testa, 10 tiri alla volta. E poi dopo 10 tiri di entrambi ci rivediamo, capiamo un po' come sta andando il tutto e vediamo. Pensi di essere migliore sul breve o sul lungo? Non lo so, anche perché da un bel po' che non mi sto allenando, quindi vediamo come la ci si anche. Ah, quindi anche i calciatori prendono le scuse. Tu invece sul... No, due settimane avevo smesso. Lo so, mi ricordo. L'abbiamo visto il video dell'addio. L'abbiamo visto. Tu invece sul corto o sul lungo? Bella sei più domanda. Uno che si accende dopo? No, anche subito, dipende. Cerco di accendermi subito perché non è che posso inseguire più di tanto. Non c'è margine di aspettare, bisogna accendersi subito. Ragazzi, prima del lancio della monetina, ovviamente, siccome tu sei il testa di serie, dovrai scegliere tu testa o croce e se vinci deciderai se partire per primo o per secondo. Okay. Prima del lancio della monetina vi ripresento colui che avete sfidato e che è il portiere. Signori! Che vedrete anche oggi. Eh sì, perché l'unica cosa che bisogna sperare è che non mi accenda subito io. Ecco. L'unica cosa, o che alla fine non mi accenda con qualcuno, all'ultimo. Punterò sempre a dare fastidio a entrambi. Signori, bentornati. Bella. Com'è? Spirito. Dov'è? Vedo belli carichi tutti e due. Il tanque aveva appena finito la carriera e adesso si ritrova neanche due settimane a fare un'altra. Deve continuare a competere, invece il campo è qua. Infatti l'ha detto, ho sfidato youtuber e tiktoker, adesso si trova a sfidare anche lui. Infatti sarà molto bello. Sì, sarà una sfida accesa, ma il calcio, come lo ripeto sempre, soprattutto nel breve, è illogico, quindi non si sa mai, non si può dare una vittoria scontata a nessuno, quindi vedremo come andrà. Anche io e lui siamo cresciuti insieme all'oratorio da quando siamo alti così. È stato il secondo della... Vabbè, ma anche lui, io e lui in Argentina. Ma infatti ecco, ho detto, ecco da chi ha preso. Non è perché è tuo amico. No, io non ho amici. Voglio soltanto vedere il miglior gol possibile. Bravo. A me non importa chi affossa, l'importante è che qualcuno venga eliminato. Assolutamente. Mi piacerebbe un forse, però questo qua il caso vorrà, che ci sia un'oltranza, magari. Perché lo ridico, ragazzi, se doveste arrivare in pareggio alla fine dei 50 tiri, ci sarà oltranza, quindi un tiro a testa. E lì bisogna tenere i nervi, Chi sbaglia? Chi sbaglia, la pressione là sale tantissimo. Allora, German, siccome sei tu la testa di serie, testa o croce? Croce. Si affida a Dio. Testa! Quindi deciderai tu se partire primo o secondo. Guardo il tanque tirare, almeno magari imparo qualcosa. Per ora tutti quelli che hanno iniziato a tirare hanno perso. Ecco.
Per ora. Infatti, per ora. Quindi partirà German nel tank Dennis per primo. Vamos. Ma ci siamo? Pronti via. Oh. Io Ragnar, lasciamoli un attimo da soli. Io posso fare la mia solita. Fai la tua solita. Condoglianze, signore. Lasciamoli un attimo. Vamolo! E ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Sei carico? Dai. Per forza. Per me. A me piacciono le sfide, quindi. Anche a me. Sappi che per me è un onore sfidarti. Grazie. Non ho mai sfidato calciatori. Poi bomber, cioè, potevi chiamare, dici, un giocatore di serie A, magari un terzinaccio. No, solo centravanti, bomber. Vabbè, auguri, buona fortuna. E che vinca il migliore. Ma prima di andare in cabina di regia, come Casillas, venite che vi spiego una cosa. Sono qui a parlarvi di XTB. Ma cos'è XTB? XTB è uno dei maggiori broker per azioni ed ETF reali al mondo. Su XTB troverai forex indici, azioni ETF su Bitcoin e altre criptovalute. XTB permette di investire in azioni ed ETF reali con lo 0% di commissioni. XTB è un broker super sicuro e ha tutte le principali certificazioni, come la Consob. Per aprire un conto XTB è facilissimo. Basterà cliccare il link in descrizione oppure nel primo commento. Cosa più importante è che è gratuito. Tra l'altro presenta delle funzioni semplici ed intuitive, come ad esempio la sezione Stock Scanner ed ETF Scanner, che consentono di filtrare migliaia di azioni ed ETF reali. Nella sezione formazione potete studiare tutto quello che vi serve per fare trading o investire. Il bello è che anche la formazione è gratuita e non dovete sprecare i vostri soldi in corsi magari non tanto attendibili. Io vi ricordo che per approfondire e trovare tutte le informazioni su XTB vi basterà guardare il link in descrizione o nel primo commento pinnato. Ora possiamo andare in cabina di regia. Ci siamo, evoluzione del vostro Talox Guardia. Oggi abbiamo la bandierina ufficiale. Andiamo a controllare che la pressione dei palloni sia perfetta. Andiamo a inserire il nostro gadget. È a 0-6. Tutti i palloni sono stati controllati prima del match. Le regole le sapete. La palla non deve minimamente toccare la riga quando si calcia. Direi che siamo pronti per iniziare. Vado in postazione. Cabina di regia, siamo qua con Chris. Ciao ragazzi, oggi è super pensi? Show, eh? Vediamo. Tu hai fatto partire per prima il tank per stare qua con noi, dai. Anche per magari rubarli qualche qualche strategia. Qualche colpo, vediamo. German, ci sei? Pronti. Ci siamo? Diamo il via al terzo ottavo di finale della 100 tiri cup. Vediamo come si presenta. Ok, senti già il brividino? Non dico niente, fammi vedere almeno. C'era Gnabry, poverino, che gli ho toccato qua, ma il batticuore. Primo gol. Secondo gol. German è arrivato carico con la maglia dell'Independiente. E batte subito a bomba, eh. Posso andare? Traversano le gol. Al volo. E come dice Ragnar, traversano le gol. No! Sì, tanche! Fuori. Devi sperare che si accenda Ragnar. E poi si spegne, però. L'ha provata a piazzare. Bello! Questo qua è difficilissimo da fare, ragazzi. Vediamo se farà il quinto. Dopo la traversa arriva il palo, grazie per il coglione. Graziato un'altra volta. Altro palo, attenzione. Vediamo se farà il quinto su 10. E questa volta c'è 5 su 10 per i tank German Dennis. 50% è tanta roba. Luca, devo cercare di starli sotto, dai. Tocca a te. 5. È andata fin troppo bene. Palo, traversa. Com'è German? Un po' di sfiga, oh. Magari no, cercare l'angolino. Grande, un po' di sfiga, peccato perché potevi essere già 8. 5 su 10, comunque 50%, clamoroso, hai preso anche 3 legni. Gli hai messo un po' di pressione adesso. Dovevo magari prendere la porta, non metterla sull'angolino. Hai fatto bene. Hai fatto benissimo, Però ci sta, perché comunque davvero bomber vuoi sempre di più. Vediamo Luca che adesso può dimostrare a un grande bomber come te di che pasta hai fatto. Ci siamo Luca? Devi fare più di 5. Anche lui batte col palo. Palo gol questa volta. Ma cosa mette due pali in questo giro? Attenzione. Due. Campo lunghi. Vuol dimostrare di che pasta è fatto. Vediamo se farà. Terzo. Bravo. Arriva il terzo gol con Ragnar immobile. Preso a pallonate il portiere. Portiere ancora fermo, Campolunghi sbaglia, rimane a 4 su 6, comunque un risultato importante. Questa qua è facile per Ragnar. Questo regalato, signori, prima parata.
disperazione. La disperazione sul volto di Campolunghi. Ancora alta, potrebbe soltanto pareggiare. E arriva il gol. Arriva il gol, 5 pari. 5 pari, ragazzi, gran match. Dai, va bene. È andata bene, potevo anche far meglio, però dai, per ora 5, teniamocelo buono, 50%. Adesso vediamo cosa farà il tank. Complimenti a tutti e due, ragazzi, perché 5 gol nel primo giro è tanta roba, 50%. Tu hai preso un palo, tu ne hai presi 3. Vi aspettavate una performance del genere, soprattutto tu nei confronti di Luca? No, è stato molto molto bravo. All'inizio, quando è arrivato a 5 tiri di 4 gol, tocca fare sul serio. Infatti adesso ho paura di come possa rispondere lui. Però bene, dai, ci siamo. Sei contento? Sfida. Sarà bello. Sì, beh, finché è una partita equilibrata sono contento. Bisogna vedere. No, beh, comunque, tanta roba, rispondere sul campo al tank pareggiandolo al primo giro dopo che ti fa 5 gol con 3 pali, tanta roba, molto felice per te, perché so benissimo cosa vuol dire gareggiare contro una leggenda del genere, però secondo me l'hai fatto un po' arrabbiare. E allora, famoso cazzo. Ragazzi, continuiamo. No. Secondo giro, ricordiamo che il punteggio, ragazzi, è di 5 pari. Stavi già sperando. Quando vuoi, German? Se non è adesso, è traiarda. L'hai fatto arrabbiare, Luchino, dai. Sesto gol. La traversa l'aria invece. Sesto gol, secondo me la sfida adesso si fa veramente interessante, perché lui non sapeva ovviamente le tue qualità. E adesso le ha scoperte, quindi ha detto... Ah, quindi ha detto ok, devo stare sul pezzo. Terzo tiro. No! Ah! Che altro quando sono partito col palo, ho detto no, figa. Vediamo. Oddio! Guarda che stile! Dai, ci accendiamo, dai, entriamo in gioco. Palla alta. Ah! Le prova ancora a piazzare German, rimane però soltanto a uno. Ancora attenzione, lì! Attenzione perché gli rimangono 3 palloni, è molto importante. E pesano sempre di più questi palloni. Esatto. Para ancora Ragnar. Inizia a parlare. È importante che li faccia. E arriva il secondo gol che lo porta a 7 gol totali. Vediamo se chiuderà almeno a 8 in questo secondo giro. Rimane a 2 nel secondo giro. Luca. È una bella opportunità. È una bella opportunità perché comunque potresti fare più di 2. Giocatela bene, giocati bene le tue carte. Dai. Calmo, protesta. Mi sono sconcentrato un po'. Mi vuoi mettere sotto pressione? Mi sono sconcentrato un po'. Ti sei sconcentrato? Sì. Però la sfida è lunga, eh? Lunga. La sfida è lunga. Adesso vediamo perché comunque anche magari il fatto che ne hai fatti soltanto 2, 6 a 7, magari può mettergli un'altra pressione, perché lui adesso si sente quasi obbligato a non sprecare l'occasione, capito? Luca, ci siamo? Il punteggio per adesso è di 7 a 5 per German, ma tu hai una serie in meno. Questa volta! Ma non dimenticare che si è acceso anche Ragnar. Si è acceso Ragnar. Spreca Luca. Dipenderà tutto da Luca. Che per ora sta sprecando alto. Ancora Ragnar. 4. Che inizia anche a contare. Traversa piena. Punteggio ancora di 7 a 5. Ah, Moscerino. Moscerino che attacca Luca Campolunghi. Il Moscerino argentino. Gli hai mandato anche il Moscerino? Gli ho mandato io. Vediamo campo col Moscerino. E infatti il Moscerino non fa più capire nulla. Cambia il tiro, attenzione, perché questa sembra una mattonella diversa. Attenzione. Gli rimangono 3 palloni. Potrebbe soltanto pareggiarsi. Campolunghi ha bisogno di questo gol. Ragnar però para. Manca un tiro per l'ipotetica clean sheet. Attenzione, ultimo tiro di Campolunghi che salva la clean sheet e rimane sempre sotto Dennis. Incredibilmente, con la chance di 2 gol del tank di superare, rimane sotto. Ragazzi, la 100 di recap è follia proprio per questo motivo. Ci siamo, vai. Mamma, l'incubo dei clichè. Campo poteva, quindi ha rischiato un clichè, ma soprattutto è partito da un potenziale vantaggio alto ad andare in basso. Questo è il bello della scap. Non sai mai come finisce. Cosa è successo? Non lo so. Ragazzi, incredibile, quello che vi vogliamo dire è che è il bello di questa sfida, perché può succedere veramente di tutto e soprattutto a qualsiasi giro. Però questo è il bello del calcio. Questo è il bello del calcio, esatto. Cri, spiega la tua teoria, esatto. Allora, la mia teoria secondo te è giusta quella che magari hai più pressione, essendo che lui ha fatto soltanto 2 gol in questo giro, quindi andavi con quella pressione dicendo adesso devo
devo tryhardare. Quasi obbligatoriamente. Ma, cioè, oddio, un pochino sì, però io cioè comunque penso a fare il mio punteggio, il mio risultato, poi ovvio, sicuramente quando sbagli uno, due, tre, quattro, psicologicamente inizi a innervosirti. Poi bestia qua parla, no, la cosa che sto quando notando, inizia a contare la cosa che sto notando, state sbagliando molti tiri, sì. Cioè proprio fuori dalla porta, anche fuori la porta, esatto, sì. Esatto, non parlo di parate mie, parlo proprio di vero, vero. Che non è da voi due. Hai fatto quelle parate, adesso mi devo accendere, adesso no, mi devo accendere, vai tanto, sei acceso, bravo, sì, speriamo, sì. Che continui Talox, per adesso ho visto che Luca ha provato alla fine anche, sì, qualche, sì, c'è stato solo un tentativo di tiro in movimento, tutto scorre secondo i piani, mi raccomando, sempre massimo rispetto per il quarto uomo e il dirigente di gara, perché è mancato la prima puntata e io mi sono ancora offeso di quello, calmo, che è successo, Ricchitti. Allora, punteggio, ricordiamo, 7-6 per il tank German Dennis, si va adesso nella terza serie. Vamo. Do cazzo, mi ricapita che il tank fa due. Ci siamo, German! Punteggio di 7-6, ricordiamo, L'ha distrutta quella traversa. Mamma. Stanno cantando. Arriva! L'ottavo gol. Fuori. Questo si è mosso molto in anticipo, Ragnar. Vediamo se il tank riuscirà ad arrivare ad una doppia cifra. In questo giro piazza completamente Ragnar, come se fosse un rigore in movimento. E infatti è chirurgico. Come ti senti, Luca? Non mi sento. Allunga ancora. Mamma mia, che gol! Il tank non parla più. È ancora traversa. Altra traversa. La spreca. 12 al terzo giro. 5 ne ha fatti. Punteggio di 12-6. Che onestà. Ti dico. Potevo prendere. Bello, bravo. Tanke qua. Qua hai un attimo lasciato andare la gamba. Sì, però anche l'ultimo lì. Sapevo potevo appoggiare. Complimenti. Potevo ancora. Due traverse. No, sì. Una. Due traverse. Due. Hai allungato di parecchio. 12-6. Non è finita. È tosta, ma non è finita. Deve partire bene subito. Resetta la testa dal tuo ultimo giro, che hai rischiato la clean sheet. Vediamo come parte. Qua brutto errore di Ragnar, che regala il gol. Non se lo aspettava questo tiro. Ancora campo lunghi. Questa volta Ragnar capisce. Questo è bello. 12-8. Però è più, si vede più. Piazza ancora, 12-9. Per la doppia cifra. 12-10. Palo incredibile. 12-10. Però lui ha ancora 4 tiri. 12-11, attenzione, 1. Non si occupa Ragnar. 12-11. Dietro di 1. Per il pareggio. 12 pari. L'alzata. 13-12. Bravo. 13-12, incredibile! Calma. Dai, qua ho recuperato un po', sono contento. Allora, io ogni volta sono sempre più allibito. Cioè, eri sopra di 6 e lui ne ha fatti 7. Bravo. E poi rimane, ne ha fatti 2 e io ne ho fatto 1. Non ha senso sto gioco. Non ha senso. Ho capito, ma è follia, ragazzi, è veramente follia. Punteggio adesso alla terza serie, 13-12. Infatti non so se hai visto, adesso li ho tirate tante rasoterra perché con la coda dell'occhio cercavo di guardare il primo passo che facevo. State capendo come calciare. Qua cambia tutto. Cambia tutto, German. Cambia tutto. Te l'aspettavi? No, bravo lui, quello che dicevamo prima, l'abbiamo visto più calmo, più sereno. Sì, è come se dopo la quasi disfatta, il fatto che ti trovavi con 6 gol di meno, ti sei rianimato, lasciato andare, sì. Un attimo, hai detto ok. Io ho detto senza pressione. Senza pressione. Sì. Alla fine la mia teoria è sempre una cosa pennello. Sempre una cosa mentale. Cioè, Roma, se fa 0 io faccio meno 1, poi ho visto che anche te adesso hai iniziato a piazzarla, hai preso questa, sì. Che ci sta, però devo dire che da spettatore è questo che noi vogliamo, cioè a noi non ci piace la sfida 20-2, ci piace questo. Io come pubblico sono curioso di capire e voglioso di vedere chi vincerà sta sfida, perché è combattutissima, cioè quando uno si dà per spacciato si rianima e poi anche il contrario. Quindi German, devi proprio andiamo avanti. Andare avanti all'infinito. Non so perché, non ti lascia la tranquillità. Ho paura di sto giro di German. Si va, ragazzi. Quarto giro, punteggio di 13-12 per campo lunghi.
parte German Dennis. Mamma mia Luca, cosa hai combinato? Non diciamo niente che adesso... Beh, lui già manda i pollici. Già, tipo 10, ho già detto 10. Ci siamo, tanche! Attenzione, alta. Attenzione, qua la pressione la senti, qua la tensione. Ma più credo ne hai fatti un sacco di fila. Tutti la sotterra. Tutti la sotterra, sì. Beh, comunque... Perché con la coda dell'occhio cercavo di capire il movimento che faceva. Pareggio 13-13. Mi devo spogliare, ragazzi. Inizio veramente ad aver caldo qua. La situazione è veramente una situazione incredibile. E qua fa tutto il stesso ragionamento. 14. Ancora German. No, ancora il palo. Mamma mia, andato di potenza qua, eh. Potrebbe arrivare a 20, Come potrebbe rimanere a 16, eh? Ma qua vuole caricare 17! Quando fa la finta di aprire, poi chiude con quella potenza che c'ha lui, con quelle gambe così. Sì. Per il 18? Vabbè. Qua ha fatto finta di andare ad aprire, finta di chiudere e ha riaperto la fine. Cioè la caviglia ha fatto questo movimento praticamente. 18. 19! Per il 20esimo? Ah, l'ha sprecato. 19 a 13. Quando pensavi di essere salvo, adesso devi... Luca, io non vorrei essere te veramente, perché tu dici faccio il massimo, ma il massimo non basta mai. Bravo. 19 gol. Eri a 12, hai fatto 7 gol, Sì. 7 gol. Tanche. Nel traverso. Ma mi vuoi far, cioè, vuoi far morire tutti quanti qua, Luca poverino muore di infarto. Gli viene un infarto. È stata bella questa. È stata bella, sì. 19 gol a 13. Da spettatore mi spero che faccia un po' di gol per tenere quella. Ma che bello, bello. Così una bella finale. È una bella sfida fino adesso. A me sinceramente mi piace stare sotto pressione. Ti piace stare sotto pressione? Sì. Luca, 19 a 13. Ti servono ancora 7 gol. Lo so, è difficile, ma devi credere in te stesso, nei tuoi mezzi. Ancora lì con questo tiro. Ragazzi, sto gli guanti. Vediamo se cambierà qualcosa. 19 a 15. E attenzione. Ancora gol. 3 su 3. Madre di Dio. Meno 2 adesso. 19 a 17, ragazzi. Meno 2. Fatto 4 su 4. 4 su 4. Sbaglia. C'è un po' di ansia adesso. Sì, qua c'è silenzio totale. Ecco il pareggio. Pari. Ne può approfittare Campolunghi. Si vede che si è tolto un peso, guarda lì. Si porta in vantaggio. Altro gol. 21-19. Tutti i palloni in porta. E arriva il gol. Portiere immobile. 22. Ne ha fatti 9. 9 gol. Sono un Ryan un po' piantato. Grande. Bravo. Cioè Luca, non ti dai mai per morto. Allora, cioè io ho forse il piccolo vantaggio di conoscere. Manca l'ultimo giro, tocca. Cioè, mamma, sono all'ultimo giro e per ora sono in vantaggio. 22 a 19, sei addirittura più 3, ne hai fatto 9 gol. 9 su 10. Hai fatto 9 su 10. German, è assurdo. Sarà dura. È assurdo, sarà molto dura. Dura. Non ci aspettava, cioè secondo me non si aspettava nessuno una cosa del genere. Io nemmeno. 7 gol, ho detto, ma è impossibile che ne fa 7, ne hai fatti 9, capito? No, cioè più che altro sto provando a calciare come... Cioè come se fosse un tiro all'oratorio così. Cioè proprio si vede, mi si sto vede. Levando dalla competizione proprio. Ragnar, solo... Ragnar in questo giro è un po' sottotono. Da spettatore esterno voglio dire una cosa. Secondo me Campo è riuscito a trovare il tallone d'Achille di Ragnar. Cioè ho visto proprio Rag disorientato in porta, come se non riuscisse mai a capire quale angolo andrà a colpire Campo. Quindi German, questo potrebbe essere un piccolo suggerimento per l'ultimo giro. Quindi ma non ci ha giocato da piccolo oratorio lui. Oh, lui ha giocato in Serie A ma mica ha giocato all'oratorio con Rag. Io adesso vi lascio perché ci potrebbe già essere un vincitore già in questo giro, perché tu sei sotto di 3 e devi fare almeno 4 o 3 per pareggiare. Ma poi dovrebbe sbagliarli tutti, mi raccomando. Vi lascio un attimo voi due. Mi raccomando, spaccalo che si è bagnato la testa, ecco. Che si sta gasando. German! Sempre tempo per recuperare! Ci siamo! Nonostante forse non gli ha peggio questa... Lavorare! Attenzione, 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 attenzione! Non so cosa si giunga in quel cazzo!
attenzione. Ancora 21. Calma, attenzione, calma. Manca un gol per il pareggio. Tanto ci sono delle preghiere, un rosario. Mamma mia. Mamma mia, che gol. Complimenti. Pareggio. Pareggio. 22. E adesso per provare a portarsi in vantaggio e sperare nel giro flop successivo. Ancora si porta in vantaggio, attenzione, 23. Ah, para Ragnar. Boom! Mamma. Arriva. Più 2, Luchino. Più 2. Devi ripeterti. Devi fare 3 gol. Non sono mai stato così male in vita mia. Devi fare 3 gol. 3 gol devi fare. Vai. Hai detto tutto. Sì, potevo far meglio. Potevi far meglio, però comunque ti sei riuscito a portare in vantaggio di 2. Ragazzi, non è scontato adesso che Luca faccia 3, eh. E adesso vediamo se Ragnar si accenderà per l'ultima serie. Quanti gol deve farmi per eliminarlo? 3. Il destino è nelle tue mani, o forse in quelle di Ragnar. Oh! Uno! Arriva! Meno uno. Fuori. Ti ho detto pesano. Mamma mia. Attenzione perché gli serve un gol. Serve un gol per eliminare il tank e Dennis. E arriva! Il gol! Complimenti. Si toglie. Voglio arrivare a 30. Si continua. È incredibile. Bravo, quel giro lì da 9 con Ragnar spento. Ma sul giro che ha fatto 9 gol lì. Ancora Immobile. Eccolo. Ah, ha scoperto una tecnica di tiro. Cioè, la differenza è che tipo tu facevi bei gol. Lui invece proprio da... Gliel'ho chiamato. Lui ha proprio finalizzato al massimo. Infatti dopo, siccome lui è attaccante, poi magari capiamo un attimo se gli puoi dire qualche consiglio o come l'hai visto. Ma che è giusto così. No, non è sempre... Palo! Finisce! Bravo. Riesce a passare ai quarti di finale della 100 Tiri Cup! Un po' sorpresa! Mamma mia, che emozione, che bello! Complimenti, una prestazione assoluta, soltanto così potevi battere una leggenda come German Dennis. Ma secondo me l'ho messo sotto pressione. Ma adesso infatti l'altro polpaccio, adesso facciamo il tank Dennis. Comunque, complimenti davvero a tutte e due, perché ci avete fatto vivere un'esperienza clamorosa. Secondo me tutti gli spettatori, infatti, che come me, come Chris, come Talox, stanno guardando questa sfida, lo possono dire, perché fino alla fine non si sapeva chi avrebbe poi potuto portare a casa la sfida. Quindi davvero complimenti ad entrambi, vi faccio un grosso applauso. È stato bello. Ragazzi, io vi ringrazio 1-2, mi dispiace tantissimo, mi dispiace tantissimo. Capitano le giornate no, veramente, questa è stata forse la peggiore da quando sono su YouTube. Queste sono le tenebre. Però l'hai mandato nelle tenebre. Mi serve come input per dire posso fare meglio. Vedi, l'altra volta ho fatto una gran prestazione, questa volta brutta. No, mi dispiace che non sono riuscito a essere troppo incisivo, forse proprio per quelle minime parate che magari hanno fatto la differenza. D'altronde, ragazzi, conta anche conta tantissimo il portiere. Questa volta è stata più una sfida fra chi segnava di più. Niente, migliorerò, raga, tornerò come sempre, l'ho sempre fatto e tornerò. Io vi ringrazio comunque in generale per avermi sfidato. Oh. Grazie. Mi dispiace il tank, che ho detto cazzo, lo volevo fare alla fine, volevo recuperarlo, però. Passo ufficialmente ai quarti di finale, Luca Campolunghi, per adesso insieme a Jay Pata e Off Samuel. Quindi per adesso quelli che sono lì, sai già. Ah, perché poi ci sarà il sorteggio anche dei quarti. Ci sarà il sorteggio dei quarti. Io lo guarderò. Tu lo guarderai, German, grazie mille per la tua presenza come sempre. Grazie mille, per me è stato un onore immenso sfidarti. Grazie mille di cuore. Grazie. Luchino, grazie. Grazie a te. Ringrazio tutti quanti, come sempre. Iscrivetevi al canale, vi mando un grosso saluto, seguite tutti i ragazzi sui profili Instagram, YouTube, tanto li conoscete, TikTok. Un bacione e ci vediamo venerdì prossimo. Ciao ragazzi!